Allora, così come preannunciato, do il benvenuto al dottor Fortunato Parisi. Buonasera, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito. Segretario provinciale, segretario generale provinciale della UIL. Come va? Tutto bene? Bene. Oggi avete fatto questo sit-in con il segretario Barbagallo, sì, segretario nazionale in via Etnea davanti alla prefettura, per i dipendenti delle province. Non si sa bene, sono nel limbo questi, no? Soprattutto per il caos che c'è per quanto riguarda il riordino delle province, sia in Sicilia che a livello nazionale. Come tu sai che a livello siciliano Crocetta, in una trasmissione televisiva, in uno show annunciò televisivo, proprio da show, annunciò la chiusura, la soppressione delle province e la nascita dei liberi consorzi. Siamo ad un anno e passa da questo annuncio e registriamo purtroppo l'assenza di una politica di programmazione vera da parte del governo Crocetta, perché si va avanti con gestioni commissariali. L'ultima proroga scade l'8 aprile, quindi c'è questo momento di incertezza che riguarda sia il personale, che evidentemente non sa dove andrà a finire, da chi sarà gestito. Si parla di assegnare il 50% di queste, del personale ai comuni. Sappiamo però che i comuni hanno grossissime difficoltà a chiudere i bilanci. L'altro 50% non si capisce se resta a carico della regione o viene distribuito presso altri enti. Nelle more il governo Crocetta non se l'è sentita più di portare avanti quella legge che sostanzialmente si è rivelata un bluff, perché non è nato nessun consorzio dei comuni, perché è una legge fatta male, perché dopo l'adesione è necessario che intervenga un referendum abrogativo. La verità vera è che però la Sicilia, così in effetti l'enunciazione era liberi consorzi, ma era solo l'etichetta liberi consorzi, perché sì, oltretutto questa vicenda dei liberi consorzi era ridicola, è stata diciamo gestita male, perché nelle more non si è dato diciamo avvio praticamente ai vari decreti, al decreto attuativo. E noi purtroppo, pur essendo partiti per primi in questa vicenda della soppressione, dove appunto c'è stato questo effetto annuncio da parte di Crocetta, e poi concretamente però siamo rimasti al palo. È un momento difficile, perché a questo si somma il fatto che i precari vivono anche qui da noi questo momento di grande incertezza, a questo si associa il fatto che la regione siciliana non ha ancora un bilancio di provvisorio che è stato approvato dalla Giunta, ma deve ancora però essere ratificato dal governo, dall'assemblea regionale. Quindi, come dire, è un governo che naviga a vista, un governo che certamente si ritrova a gestire un terzo rimpasto con tre crisi che evidentemente noi dal punto di vista sindacale non registriamo però quella ripresa o comunque quell'avvio serio di una politica sana di programmazione per la nostra regione. Senta, la situazione del lavoro in Sicilia può sembrare una domanda banale. Sappiamo che c'è una crisi di lavoro, c'è una mancanza di lavoro, ma più che parlare della crisi, gli spiragli, le prospettive, perché non credo che si possa pensare solo esclusivamente lavoro non c'è e basta. Io credo che il lavoro, compito del sindacato è quello di trovare soluzioni, proporre soluzioni alla politica. Hai detto bene, il lavoro non c'è perché la Sicilia in particolar modo
intanto non riesce a utilizzare le risorse economiche dell'Unione Europea. Questa regione probabilmente dovrà restituire 3.000 miliardi di euro all'Unione Europea perché non sono stati presentati i progetti entro una scadenza ben precisa. Il governatore Crocetta dice che probabilmente ci sono stati ritardi dovuti alla mala burocrazia, al fatto che ci sono ancora pastoie burocratiche. La verità vera è che però questa regione non riesce né a utilizzare le risorse né a presentare progetti per sfruttare quelle che sono le grandi e grosse potenzialità che ha questa nostra isola. In questo, evidentemente, mi dicevi tu, cosa si prevede per l'occupazione? Beh, se pensiamo al fatto che anche lo stesso Sblocca Italia per la Sicilia prevede ben poco, e quello che purtroppo dobbiamo ancora una volta amaramente registrare è che questo governo Renzi si sta ritirando, diciamo, gran parte delle promesse che aveva fatto, soprattutto in queste visite lampo del governatore fatte in Sicilia, una fatta a Palermo, l'altra fatta a Catania. Forse Siracusa pure. Quella di Siracusa ancora più fugace, ma anche lì non abbiamo visto un serio investimento da parte del governo regionale per sfruttare appieno, ad esempio, le risorse turistiche che può dare una città come Siracusa. Se pensiamo a Catania non ha avuto nulla dallo sblocca Italia, perché tutto si è fermato a Napoli, perché ancora pensiamo al raddoppio della Catania-Palermo, non all'alta velocità della Palermo-Catania, al raddoppio. Quindi tutto... Dobbiamo arrivarci gradualmente. Sì, per fortuna, e dobbiamo noi arrivarci gradualmente, fare... me ne rendo conto. Però da questo punto di vista c'è un gap generazionale, la Sicilia sta pagando un grosso peso. Penso che a Catania, ad esempio, ancora noi abbiamo aperte alcune vertenze importanti, come quelle della ST Microelectronics, che fu una grande invenzione dell'ingegnere Pistorio e che però è rimasto un progetto fermo, diciamo a metà, che vede anche circa 65 unità ancora in bilico per quanto riguarda il reintegro all'interno dello stabilimento. Lo stesso potremmo dire della Mirmex, lo stesso per la crisi che sta vivendo il mondo farmaceutico a Catania. La zona industriale, non c'è un piano industriale serio per Catania e la sua provincia che possa far ripartire e decollare alcune attività produttive, ma questo un po' ovunque. Il fatto che il governo Crocetta abbia voluto mettere in moto la spending review, tutti l'avevamo e la condividiamo dal punto di vista economico. Il problema è che assieme alla spending review bisogna anche avere un progetto. Quello che manca al governo Crocetta in questo momento è un progetto. Qual è il progetto politico che Crocetta ha per il rilancio dell'economia, per dare ossigeno soprattutto ad alcune realtà, macro realtà, vedi Catania, Palermo, Messina, città metropolitane che però come dire, non hanno tutte queste risorse, e nel frattempo la disoccupazione è in aumento, l'inoccupazione, c'è molta sfiducia tra i giovani a ricercare il posto del lavoro, diminuisce nel frattempo perché attraverso le riforme
che il governo Renzi ha voluto mettere in moto, il cosiddetto Jobs Act, che è meglio chiamarlo la riforma delle politiche del lavoro, così ci comprendiamo meglio. Anche qui, quando parla di tutele crescenti, non è così chiaro quello che si vuole raggiungere, perché da questo punto di vista, a nostro giudizio, aumenterà la precarizzazione del mondo del lavoro e soprattutto aumenteranno i precari. Ora, questa isola, questa regione, che essendo a statuto speciale, che per certi versi abbiamo tutti sempre esaltato e abbiamo fatto un vanto, oggi si sta rivelando invece un danno, perché la regione siciliana sicuramente da questo statuto speciale ne avrebbe potuto trarre giovamento. Però se a tutto questo da parte del governo ci fosse stata anche una conseguenzialità nel portare avanti dei progetti, non li vediamo solo enunciazioni, e sulle enunciazioni evidentemente il lavoratore non può campare, deve anche avere qualcosa di concreto. Quindi il ruolo del sindacato, tu mi dicevi, oggi è un momento difficile, nello stesso tempo abbiamo subito anche una sorta di attacco per delegittimare il ruolo del sindacato, diciamo che Renzi e questa squadra di governo hanno cercato di delegittimare il ruolo del sindacato. Lo dimostra però il fatto che non è così, il fatto che noi il 12 dicembre siamo scesi in piazza, la CGIL e la UIL, per dire no alle riforme del governo Renzi. Abbiamo portato in piazza milioni di lavoratori, di donne, di studenti, di professionalità che vogliono continuare a spendersi per questo paese. È impensabile che noi produciamo, tante esperienze professionali valide e poi questi sono costretti ad espatriare, ad andare in Inghilterra, in Germania o in altri paesi europei, perché nel nostro paese non viene data l'opportunità di mettere a frutto questo bagaglio culturale, questa esperienza che nasce dai luoghi formativi, quindi dall'università. Non dimentichiamo che l'Italia è un paese che ha ottime università, dove escono eccellenti professionisti, e però il più delle volte questi giovani sono costretti ad emigrare. Questo non è più consentito, e per questa ragione continueremo le nostre azioni di lotta, che non sono solo di protesta ma anche di proposta. Senti, per chiudere, Fortunato, hai fatto nel tuo ruolo di segretario generale, della UIL provinciale di Catania, una panoramica un po' del territorio regionale e provinciale. Ecco, andiamo qui nel Calatino, che tu conosci molto bene, ecco, qual è la situazione? Beh, nel Calatino che dal tuo osservatorio, che certamente è privilegiato, dopo l'accorpamento delle aree industriali con le grandi città, evidentemente la nostra area industriale non dà più nulla. Il settore alimentare ha avuto un'ultima batosta in questi giorni, in questi mesi. Supermercati che chiudono, Bonina. Ma anche attività commerciali che sono in crisi nel nostro settore. Anche qui è necessario che ci sia da parte degli amministratori del comprensorio si ritorni a confrontarsi, a discutere e a avere un progetto
che non può essere della singola realtà amministrativa di Caltagirone o di qualche altro comune vicino. Qui secondo me ci sono le condizioni perché invece gli amministratori del Calatino mettano assieme le risorse che ogni realtà ha, Caltagirone attraverso la ceramica e altre risorse, quelle del turismo, non dimentichiamo che Caltagirone è patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, e che ha risorse straordinarie da mettere a disposizione, diciamo, del territorio. Altre realtà che hanno vocazione agricola, sempre del comprensorio, poco fa vedevo il vice sindaco, mi pare, di Mazzarrone. L'uva da tavola, la stessa Scordia con gli agrumi, Raddusa con il grano, ecco, si può creare attraverso queste filiere un piano cosiddetto industriale. Piano industriale vuol dire un piano di rilancio vero e proprio del tessuto economico e sociale di questa nostra realtà, perché noi sappiamo che oggi ha ragione per certi versi Renzi quando dice non possiamo più garantire il posto fisso. È vero, il posto fisso ormai è un'utopia, ma la stabilità dell'occupazione no. La stabilità dell'occupazione la possiamo creare, la dobbiamo creare. Chi ha responsabilità di governo deve mettere nelle condizioni un territorio di poter esprimere quelle potenzialità che ha in maniera tale da poter garantire stabilità occupazionale, che non è più il posto fisso. Oggi si può entrare e uscire da un lavoro e però avere anche la capacità poi di potersi ricollocare nel mondo del mercato che in questo momento o in un determinato momento ti offre. Tutto questo lo si fa se noi, ad esempio, mettiamo in moto il piano d'uscita per quanto riguarda, ad esempio, il problema di chi ha raggiunto il limite di età pensionabile. Non è possibile pensare che oggi un lavoratore edile debba lavorare o possa lavorare sino a 70 anni, è impensabile. La stessa cosa vale per il personale sanitario medico e non medico. A 65-66 anni un infermiere, io penso che viene difficile poterlo tenere in un pronto soccorso, in una corsia, poter svolgere il lavoro con la stessa freschezza che invece può avere un giovane. Allora bisogna fare un piano di fuoriuscita che metta nelle condizioni questi lavoratori di poter svolgere altri lavori socialmente utili, magari sino a 67-70 anni, e nello stesso tempo però impiegare e introdurre nel mondo del lavoro nuovi giovani che possano praticamente dare il massimo ed esprimere, diciamo, quello che sono in grado di dare attraverso le proprie professionalità. Fortunato, chiudiamo questa trasmissione e chiudiamo anche quest'anno un 2014 da archiviare. Ho detto in apertura di trasmissione, l'ho ribadito in queste sere diverse volte, nella speranza che il 2015 veramente sia l'anno di svolta, diciamo, ecco, così che come auspicato dal Premier Renzi. Il diciamo. Premier ha usato quello di dire che il prossimo anno, questo slogan del ritmo, non so a che cosa si riferisse Renzi, ritmo, come diceva oggi il mio segretario nazionale Carmelo Barbagallo, da anni è stata rottamata, la ritmo non esiste più, quindi forse Renzi non... Però il problema vero è un altro, il problema vero è che noi dobbiamo soprattutto dare una speranza, una certezza a tanti giovani, a tanti inoccupati, a chi ha perso il posto di lavoro, che possano ritrovare, diciamo,
una occupazione e che possano soprattutto riacquistare un lavoro dignitoso, perché di questo si tratta di garantire un lavoro a persone che evidentemente oggi incontrano tante difficoltà a poter trovare una piena occupazione. Quindi deve soprattutto essere portata avanti quella politica che miri a dare più infrastrutture, soprattutto al sud. Noi abbiamo bisogno di creare occupazione attraverso delle infrastrutture. Se il governo nazionale mira a questo, evidentemente possiamo allora avere questa speranza di ripresa che evidentemente per il 2014 non c'è stata. Nessuno ha la bacchetta magica, probabilmente non ce l'ha nemmeno Renzi. Renzi probabilmente deve essere più autonomo nelle scelte, più indipendente rispetto alle politiche della Merkel e pensare di più e pensare soprattutto al nostro paese. Perché se il governatore della Banca d'Italia, che non è iscritto né alla CGIL, né alla CISL, né alla UIL, dice che questa ripresa non c'è stata perché soprattutto non si è dato seguito a quelle che erano i tre capisaldi della nostra economia, cioè quella di diminuire le tasse, investire sul piano delle infrastrutture e avere quindi una ripresa economica attraverso una maggiore occupazione, è chiaro che questo deve far riflettere anche il governo Renzi rispetto a quella che è la impostazione che ha dato sino ad oggi. Bene, chiudiamo qua. Estendiamo questi auguri intanto alle nostre comunità, alla comunità di Caltagirone, a quanti ricevono il segnale da questa emittente, e che sia veramente un anno foriero di buoni risultati e che possa soprattutto dare serenità e prosperità alle nostre famiglie. Bene, gli auguri anche da parte mia, da parte della redazione di TVR Xenon. A te buon lavoro, a te e a tutti i tuoi collaboratori, alla tua famiglia ovviamente, grazie. E che il 2015 sia migliore di questo 2014. Grazie a te, grazie, e buona te. Serata. Chiudiamo questa trasmissione, ultima del 2014, con un grosso augurio di buon fine anno e di inizio 2015. Io lo voglio fare nominalmente a nome di tutti gli amici che collaborano a TVR Xenon, cominciando da l'avvocato Federico Bizzini, il dottore Ugo Ciulla, il dottore Giuseppe Internullo, l'architetto Franco Sagone, il professore Massimo Porta, il professore Antonio Navanzino, il dottore Enzo Nicoletti, ma leviamo tutti i titoli, Enzo Nicoletti, Nancy Sainbene, Adriana Laporta. Poi vorrei non dimenticare nessuno, mi sono azzardato troppo in questo senso, Sebastiano Russo, tutta la redazione di Calus Urria, quindi Cristina Navarra, Gianfilippo Vispo, Manuela Scebba, Hassan Mahari, poi chi? Non manca più nessuno. Poi grazie e gli auguri anche da parte di Marco e di Francesco, e non credo di aver dimenticato qualcuno. Comunque auguri bellissimi, che sia un 2015 veramente che ci possa fare riscattare questo 2014. Scusate, un po' stilla, seppur, ma sono collaboratori pure loro. Sto parlando di Andrea Mezzogiorno, di Angelo Malannino, ecco, che collaborano con la nostra emittente quindicinalmente. Quindi dicevo, auguri ancora, auguri da parte nostra, ci rivediamo nel 2015 giorno 2 per ricominciare una nuova stagione che speriamo sia migliore ancora di quella del 2014. Auguri, auguri, buona serata, buon proseguimento.